Ciao a tutti, Coach, ben ritrovati dal vostro Andrelink, non tu in questo nuovo video. Dunque, questo video potrebbe essere tranquillamente un video teoria, ma non è di quelle teorie devastanti alla Seidonia. Anzi, è un video teoria che potrebbe rivelarsi vero fra un paio di anni, almeno un paio. Perché, come avete letto dal titolo, potrebbe Ash diventare campione di Alola? La cosa è già stata discussa in altri video americani o comunque sia inglesi. E sinceramente in Italia non ho ancora visto nessuno che ne ha parlato, quindi ho detto perché non faccio io un video che parla di Ash che potrebbe diventare primo campione della Lega Pokémon di Alola e quindi finalmente coronare il suo sogno di diventare campione di Pokémon. O meglio, maestro di Pokémon che è da 20 anni oramai che insegue questo cavolo di sogno. Sì, in effetti l'anime è uscito ad aprile del 97, mi sembra, e quindi sarebbe anche ora che Ash diventasse campione maestro di Pokémon. Gli indizi a favore ovviamente sono tantissimi, non c'è nulla da escludere, anche perché vediamo che Ash, nonostante l'anime dovesse durare una stagione sola, visto l'andazzo delle vendite nei primi giorni, visto diciamo lo share che riceveva l'anime, non era particolarmente gradito. Però, andando avanti con gli episodi dopo la Lega Indigo, è iniziato sempre di più ad aumentare il successo di questo anime. E quindi hanno deciso di produrre sempre più stagioni. Anche perché hanno visto che, comunque sia, le vendite del primo videogioco di appunto di Pokémon Rosso e Verde in Giappone hanno venduto milioni e milioni di copie dopo la messa in onda dell'anime. Ma dopo un anno della messa in onda dell'anime, quindi dopo la Lega Indigo. O meglio, la Lega Indigo doveva terminare con 80 episodi più o meno, ma poi hanno deciso di tagliarla in due parti e fare oltre i cieli dell'avventura, conosciuto da noi in questo modo, non so come sia conosciuto in Giappone. Avendo visto che comunque si riceveva sempre più share, più share, più share, alla fine hanno detto tagliamola in due parti, facciamo una seconda serie in attesa del 99, quando sarebbero appunto usciti Pokémon Oro e Argento in Giappone. Comunque sia, tornando ad Ash, Ash ha perso la prima lega perché Charizard non obbediva. Va bene, ci può stare. Ash, durante i filler, vince la Lega di Orange, che non è una vera e propria lega, quindi neanche si può contare come lega vera, ufficiale, però l'ha vinta contro effettivamente Drake, o quello che tutti quanti hanno visto in Drake Lance. Anche se non era, perché comunque sì, i Super 4 nell'anime ci sono, compaiono più in là, un bel po' più in là, durante la Lega di Orange, ma comunque sia, compare più che altro prima, o Lorelai, non so, l'hanno chiamata prima nell'anime, ma in Italia, non so negli altri stati come l'abbiano chiamata, comunque sì, è Lorelai, e vabbè. Compare Lorelai, quindi i Super 4 ci sono, però Drake viene più considerato come Lance, ed è sbagliatissimo, perché chiaramente è Drake e non Lance. Il fatto che usa Pokémon Dragon non ha nulla a che vedere con Lance. Ma andiamo avanti. Vince questa benedetta Lega di Orange, conquistando le quattro medaglie che servivano. Perde alla Lega di Johto. Sì, si dice Johto e non Johto, ma non me ne frega niente se voi dite Johto, io dico Johto. Io dico Johto perché sono un giappofag, ok? E questo è chiaro. Chiusa parentesi, ha vinto la Lega di Johto, aveva perso la Lega di Johto, arrivando tra i primi 16, se non sbaglio, e tra i primi 8 nella Lega Indigo. Ha perso alla Lega di Hoenn, piazzandosi sempre tra i primi 8, se non sbaglio. Ha perso alla Lega di Sinnoh, ok? Ha perso anche quella. Quindi siamo arrivati alla Lega di Unima e ha perso anche quella. Tutti quanti nutrivano grandi speranze perché Ash era arrivato in finale alla Lega di Kalos. Finalmente potevamo vedere quell'eterno bambino diventare campione. Ma no! Ha perso anche alla Lega di Kalos. In finale. In finale, cazzo! E quindi, con l'arrivo dei nuovi giochi Pokémon Sole e Luna, abbiamo assistito alla nascita della Lega Pokémon. E quindi qui arriva la domanda: ma dato che la Lega di Alola non ha ancora un campione, potrebbe Ash effettivamente diventare
primo campione di Alola? Ora, nel gioco non è che la Lega di Alola non abbia un campione, però ha 5 sfide, come se fosse una Lega Pokémon normale, i Super 4 e il campione. In questo caso il campione non c'è, però diciamo che c'è il suo portavoce, chiamiamolo così, diciamo un sottocampione, un vice campione, che sarebbe Professor Kukui. Quindi diciamo che Ash dovrebbe anche affrontare Professor Kukui nel caso vincesse contro i Super 4, ma sappiamo che nell'anime la Lega Pokémon si svolge in modo molto diverso, ovvero ci sono i gironi, fase di eliminazioni, ottavi, quarti e semifinale. Poi c'è la finale, ma comunque se tu combatti contro un ragazzo come te, un allenatore che è partito per il suo viaggio come te, e quindi non ci sono i Super 4 da affrontare, tantomeno ci sarà il Professor Kukui, a meno che questa volta nell'anime non facciano le cose come nel gioco, ovvero prendere i Super 4, metterli lì, piazzarli lì, e quindi Ash che li batte, li sconfigge, batte anche Professor Kukui e finalmente diventerebbe il primo campione di una Lega che ancora non ha un campione. Quindi sarebbe il primo campione di una Lega e sarebbe anche finalmente campione lui. Il che sarebbe, secondo me, una perfetta conclusione per l'anime di Pokémon. Ora, per me l'anime di Pokémon può anche andare avanti un'altra stagione, o meglio, altre 5 stagioni almeno, perché se mettiamo caso nel 2018 o 2019 uscirà l'ottava generazione, probabilmente anche nel 2020 a questo punto, l'anime andrà avanti per altre 3, 6, 7 stagioni. 6-7 stagioni almeno. Quindi secondo me è meglio concluderlo con Ash che diventa campione, nel caso diventasse campione di questa cavolo di Lega di Alola. E secondo me sarebbe perfetta per la conclusione dell'anime. Poi i soldi devono comunque sia piovere da qualche parte sul TV Tokyo, che trasmette comunque sia l'anime di Pokémon. Non che ne abbiano bisogno, perché sinceramente TV Tokyo fa già i bei soldoni così, quindi... Però, insomma, le entrate ci vogliono comunque. E quindi spremeranno fino all'ultimo l'anime e anche The Pokémon Company, e soprattutto, poveretta la Game Freak. Perché loro firmano contratti e dicono: tu non puoi rilasciare questo gioco fino a tale data, perché noi dobbiamo mungere la mucca e strizzare la gallina dalle uova d'oro. Insomma, più o meno questo è il senso. Quindi io spero davvero che Ash diventi campione, perché ha sempre perso, ha ancora 10 anni, ma questa è un'altra teoria che secondo me dovrebbe trattare appunto chi ne ha le competenze, Mister Sidonia. Quindi secondo me se Ash diventasse campione di Alola farebbe un favore a tutti, sinceramente. Ma comunque sia, questa sarà sicuramente una teoria che rimarrà tale, perché non possono far vincere Ash, secondo me. Quindi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo, bye bye!